Oggi andiamo a vedere la seconda parte della seduta di Anne. Eravamo rimasti alla voce che qui Dolores disse che era molto profonda e molto ruvida rispetto alla normale voce di Anne. Aveva un suono vecchio. Domanda: parli mentre sei a bordo di un'astronave o sei su un pianeta? Sono a livello di un piano. Non un pianeta, ma un piano. La vostra comprensione di astronave è molto diversa dalla nostra comprensione del concetto di viaggio. Lei ha detto di poter vedere qualche macchinario sullo sfondo. Sì, dovevamo portarla ad un livello vicino alla sua comprensione, dove non sarebbe stata, non conosco la parola per la sua lingua, non avrebbe avuto paura. Succede spesso che la gente pensi di essere a bordo di un'imbarcazione e in realtà non lo sia. Sì, abbastanza spesso. Il vostro mondo da cui provenite è un mondo fisico come noi lo consideriamo fisico? Non come tu intendi il fisico. In un certo senso, da dove veniamo, possiamo riunirci come un'unica entità se necessario. Lasciate che vi spieghi un po' meglio. Se ci sono molti di noi che hanno bisogno di combinarsi e unirsi per una maggiore comprensione, possiamo unirci in un unico corpo. Sto pensando ad una mente di gruppo. Esatto. Ma potete unirvi in un'unica entità? Esatto, questa è l'unità. L'entità apparirebbe simile a come apparite ora o sarebbe più grande o no. Non c'è una percezione visiva di come la intendete voi. Allora perché le appare come le facce arancioni e i corpi verdi? Questa è la sua comprensione di noi. Apparite davvero così? Possiamo apparire in qualsiasi forma necessaria, visibile all'individuo. Qual è il vostro aspetto normale? Siamo una massa di energia. È quello che pensavo che sembraste. Quindi nel luogo da cui provenite non avete bisogno di cose fisiche. Esatto. Eppure hai detto che vi siete evoluti tecnologicamente. Esatto. Ci sono molti pianeti in ogni livello universale e piani. Ognuno di questi pianeti ha la propria struttura a raggi. Dobbiamo manifestarci a quella struttura a raggi per la loro comprensione. Senza la nostra tecnologia, a volte non sarebbe possibile comprendervi e progredire. Voi siete una specie, un essere che è molto basso. Vi fate del male l'un l'altro, vi infliggete dolore l'un l'altro. Noi cerchiamo di aiutarvi, ma sapete che non è tutto colpa nostra. Esatto, ma ci sono così pochi di voi che capiscono quel lato illuminato. Sto cercando di capire. Hai detto che non avete più le emozioni perché siete andati nell'altra direzione attraverso la tecnologia. Sì, come unità combinata siamo in grado di capire le emozioni, ma se avete la tecnologia, sto pensando alle cose fisiche. Sì, questa è la tua comprensione. La tecnologia consuma energia. La rottura è la scissione di energia combinata ad una fonte di massa. Un tempo avevate un corpo fisico? Sì, quando eravamo su un piano inferiore, ci siamo evoluti oltre attraverso la nostra tecnologia. Ma non era questa la strada giusta da percorrere. No. Se aveste avuto la possibilità di scegliere, quale strada avreste preso? Questa è una decisione personale. Ogni entità ha questa scelta. Ma volevo dire, se non foste passati alla tecnologia e non foste davanti quella che siete, avreste potuto andare in un'altra direzione? Sì, ci sono diverse scelte tra cui scegliere. Quando avevate un corpo fisico, come vi si presentarono? Non c'è una sola forma di essere nel fisico, è una scelta. Quindi potevate avere tutti un aspetto diverso? Sì. Sono così limitata dalla nostra percezione del fisico. Sì, lo sei.
I vostri sensi del tatto, dell'olfatto, dell'udito e della vista sono molto limitanti. Limitati. Ecco perché cerco sempre di ampliare la mia comprensione. Cercherò di aiutarti. Tu cerchi di pensare in una formazione fisica e noi cerchiamo di proiettare una formazione emotiva. È questa una delle ragioni per cui hai contattato Ann, perché volevi sapere come funzionano le emozioni dell'essere umano? Sì, è complesso, vero? Oh sì, ma noi siamo un essere complesso. Tu sei un essere divertente. Ridacchiando, dissi: cosa vorresti dire? Voi esseri trovate umorismo nei modi più strani. Anche voi avete umorismo, vero? Non al vostro livello di comprensione. Beh, cosa pensi che sia umoristico? Voi, ridendo, dissi: ci osservate? Sì, noi vi osserviamo come un'intera unità. Sì, ma non siamo una mente di gruppo. Improvvisamente disse: qui fa freddo. Sul nostro mondo, vuoi dire, fa freddo. E qui Dolores dice: non sapevo se Anne sentisse freddo fisicamente o se l'entità stessa sperimentava il freddo del nostro mondo. Decisi di non correre rischi e di alleviare qualsiasi sintomo fisico e poi coprì Anne con una coperta. Da dove venite? Potete controllare meglio le temperature? No, ci sono cambiamenti di temperatura come qui. Beh, se comunicate e lavorate con Anne, la cosa principale è che non le venga fatta alcun male. Non danneggiamo mai nessun essere. Siamo qui per aiutarla. C'è tempo per le vostre informazioni e conoscenze. In questo momento non è previsto che voi le abbiate tutte. Ne abbiamo condivise alcune con Anne, ma ci saranno momenti in cui aumenteremo queste informazioni e conoscenze. Una volta mi è stato detto che tutte le mie domande non avrebbero mai avuto risposta perché alcune conoscenze erano velenose e non medicinali. È vero, voi esseri non sapete come mettere le informazioni in prospettiva per creare un'unità. Credo di dire questa parola in modo sbagliato. Credo di capire cosa intendete però, ma mi hanno detto che se facessi le domande nel modo giusto, loro cercherebbero di rispondere. Questo è giusto. Cosa vorresti sapere? Anna ha detto che ultimamente le sono venute in mente molte cose. Sì, anche se all'inizio l'ha spaventata, ha detto che sembra che stia ricevendo delle formule. Sì, esatto, ci sono molte formule che stiamo condividendo. Non tutte le formule sono dirette ad un oggetto specifico, come direste voi sul vostro pianeta. A cosa servono le formule? Avete molti problemi su cui vi concentrate. La malattia. Sì, ti sembra una parola strana. Sì, non sapete come superarla. Ci stiamo provando. Sì, ma non ci riuscite. Le formule che le state dando nella sua mente hanno a che fare con questa malattia? Alcune le abbiamo dato pezzi e parti di informazioni. Col passare del tempo le connetterà insieme. Non possiamo cambiare la forza del vostro mondo. Non infliggiamo quel cambiamento alla vostra forza. Dovete invitarci per quel cambiamento. Deve essere un invito di massa. Ma non potrebbe usare le informazioni per aiutare gli altri? Devono chiedere l'aiuto. Conosciamo persone che potrebbero trasformare le formule in medicina. Sì, siete in grado di darci alcune di queste formule in modo che possiamo metterle nella piccola scatola nera? Possiamo scrivertele. Non siete in grado di capire la nostra lingua. Devo scriverle nella vostra. E qui Dolores dice: avevo la penna e il quaderno pronti, così ho sollevato la coperta e scoprì le mani di Anne. Poi ho messo il taccuino nelle sue mani. Per alcuni secondi ho toccato la carta, specialmente la rilegatura a spirale metallica, come se fosse un oggetto insolito. Hai dei articoli strani. Ridendo disse: sì, è così, un pezzo di carta ed è con una penna. E qui
Dolores disse: "Questo è uno strumento di scrittura che usiamo. E l'ho messo nell'altra mano." Trovarono la penna curiosa e continuavano a toccare sia la penna che la carta. "Questo è uno strumento di scrittura e questo è quello su cui scriviamo. Si chiama carta. Cosa ne pensi? Puoi farcela? Voi nella vostra lingua avete una formula?" Ain scrisse sul quaderno senza aprire gli occhi. L'entità spiegò che la formula aveva a che fare con la chimica. Qualcuno che aveva familiarità con la chimica l'avrebbe capito. Poi si fermò bruscamente. "Questa è la semplice base di partenza, un elemento che cura tutti gli elementi, i portatori, che penetra nel sistema sanguigno rosso della tua specie, ingrandisce i globuli bianchi in modo che lavoriamo in unità con i globuli rossi che sono ulcerati nelle cellule cancerose del vostro corpo. Sarebbero così reintegrate per aiutare. Questo dovrebbe essere una formula per una medicina di qualche tipo? Sì, un liquido? No, è una massa, come una compressa. Compressa? Non conosco compressa. Una piccola cosa che si assume dalla bocca? Sì, è un chimico, lo potrebbe capire, in parte. Non tutte le persone sono avanzate. Questo sarà oggetto di ricerca. È un'altra formula, non in questo momento. E qui Dolores dice: "Stavo togliendo il quaderno e la penna dalle mani di Anne per poterlo copiare di nuovo, ma lei la tenne un po' più a lungo mentre sentivo di nuovo la spirale che la legava. Le ho spiegato: questo è il metallo che tiene insieme le pagine. È una spirale sul bordo. Voglio sentirla. Tiene insieme le pagine in modo da poterle girare e scrivere sia da un lato che dall'altro." "Perché devi farlo? Dobbiamo avere qualcosa che possiamo guardare. Perché non usate la vostra mente? Non siamo arrivati al punto di poter andare mente a mente." Interrompendo disse: "Perché non siamo ancora abbastanza avanti, credo. Lo sarete. Fa molto freddo qui sul vostro pianeta. Adesso ti copro di nuovo, non preoccupatevi, non vi terremo qui troppo a lungo, cercheremo di essere il più gentile possibile perché apprezziamo il vostro aiuto. Fa freddo in questa vibrazione, è questo che intendete? Sto tremando, sì, fa freddo." E qui Dolores dice: "Ho iniziato a dare suggerimenti per riportarla a suo agio, così lei e loro non sentissero il freddo, ma mi interrompe appena iniziai. Non c'è più. L'ho letto." "L'hai letto? Non c'è più. La sensazione di freddo era nel corpo attraverso il quale stavate comunicando." "Esatto. Sono queste le cose principali che volete dare, le formule per la malattia. Alcune vogliamo imparare dalla tua gente." "Di cosa hanno a che fare le altre formule che volete darle?" "Nave, le chiamate aeronavi. I vostri aerei stanno inquinando il nostro sistema." "Inquinando il vostro sistema? Il vostro universo, e questo sta gocciolando in altri universi. Dobbiamo porre fine a tutto questo." Di nuovo disse: "E dobbiamo porre fine a tutto questo." "Cosa intendete dire? I nostri aerei? E il vostro? Cercherò di trovare le parole che usate. E il vostro carburante? Il carburante che usiamo per alimentare i nostri macchinari?" "Sì, esatto. Voi avete delle risorse qui sul pianeta mentre parliamo, ma scegliete di non usarle. Queste risorse vi sono state date dal nostro stesso creatore, dal nostro stesso Dio, dalla nostra stessa forza energetica, e il vostro popolo ha scelto di non usarle. Ma voi sapete che noi siamo solo una piccolissima parte dell'intera umanità. Non avete molto tempo. Non abbiamo molta voce in capitolo, però." "Sì, avete tutti voce in capitolo. Avete tutti la possibilità di scelta. Ma non siamo noi quelli al potere." "Sì che lo siete. Voglio dire, non siamo noi a prendere le decisioni per il mondo." "Sì, lo siete. Non state lavorando come unità. Questo è vero. Siamo tutti individui." "Esatto. Separate le vostre energie, i vostri poteri. Ecco perché ciò che diciamo non influisce su coloro che sono al potere." Qui si interrompe e disse: "Sì,
E qui Dolores diceva ovvio che sarebbe stato impossibile discutere con un essere che era abituato a operare come un'unità per realizzare ciò che voleva. Non riusciva a capire i nostri limiti dovuti al funzionamento come unità singole. Naturalmente aveva ragione. Ho trovato questo nel mio lavoro, specialmente con Nostradamus, che quando le persone cooperano tra di loro, il loro potere mentale aumenta enormemente. Ma come si fa a far capire alla persona media che ha un tale potere latente? E io qui farei un piccolo appunto. Come si fa ad arrivare a più persone? Perché io sto lavorando da 3 anni su questo canale per far capire agli altri quanto sono meravigliosi, quanto potere enorme c'è dentro di loro. Eppure sembra che non lo capiscono. Come si fa ad arrivare a più persone? Andiamo avanti. Ma avete detto che il carburante si sta dissipando negli altri universi? E enfaticamente disse sì, si disperde nell'aria che irrompe nel nostro sistema molecolare, che viene trasferito attraverso il tempo e lo spazio. Immagino che non pensiamo a... No, non ci pensate. Stai parlando delle altre dimensioni? Sì, ma come possiamo fare? Potete rimediare, avete risorse naturali che sono piantate nel vostro suolo terrestre, avete una piantagione nel vostro suolo terrestre in questo momento che viene utilizzata anche per la vostra medicina e scegliete di non usare queste risorse. Una pianta, avete detto, sì, non conosco il nome, che aspetto ha? E fece una pausa. Non so come descriverla nella tua lingua. E qui Dolores dice, come descrivi qualcosa se non conosci le parole e il loro significato? Le altre entità prendevano le informazioni dal cervello e dal vocabolario del mio soggetto. Questa entità sembrava avere difficoltà a trovare le metafore giuste. Dobbiamo sapere cos'è prima di sapere come usarlo. È appuntita, abbastanza appuntita. Le foglie... Sì, ci sono diversi germogli come falangi. Ha un fiore, a volte ce l'ha, ha un forte odore. Ci sono alcuni di voi che usano questa pianta ora, ma non la usate in senso unitario per tutto il vostro pianeta. Per cosa la usiamo? La assumete nel vostro corpo, la respirate. Se a volte ha un fiore, di che colore è il fiore? Questo potrebbe aiutarci ad identificarlo. Non so cosa intendi per colore del tuo fiore. Come lo spieghi questo? Ah, beh, il fiore è la parte che di solito produce alcuni semi in seguito. Ha dei petali. Abbiamo colori come il rosso, il giallo, il bianco. Avete dei colori nello spettro di luce dove vivete? Sì, abbiamo diversi spettri. Non avete colori come quelli? Non nel tuo livello di comprensione, perché avrei bisogno di più informazioni prima di poter capire che tipo di pianta sia. Ancora una volta te la disegnerò. Molto bene, dammi solo un momento e di nuovo tirerò fuori i miei arcaici strumenti di scrittura, perché non possiamo guardare nella tua mente per capire il disegno. E qui Dolores dice, nuovamente estrassi il quaderno e la penna e le mise nelle mani di Anne. Questo mi piace. Ancora una volta stava toccando il materiale come se fossero oggetti sconosciuti e ignoti. Cosa ti sembra? Non riesco a descriverlo. Iniziò a disegnare una pianta. Sembrava diverso. Non siamo abituati a questa sostanza. Ha delle foglie appuntite. Questo è quello che chiameremo foglie. Le punte sono appuntite, non fanno male, né vi infliggono dolore. Aiuteranno, te l'ho detto. Disegnare il fiore, si può disegnare come sembra. Questo ci aiuterà ad identificarlo. Avete detto che non conoscete i colori. Il fiore, e lo stava disegnando, ha molti petali, è una pianta alta. Oh sì, molto alta, molto più alta dei vostri esseri umani. Allora non stiamo cercando qualcosa di basso. No, comincia basso, cresce alta, è una pianta molto maestosa.
anche se la vostra gente l'ha calpestata. Non ne conosciamo il valore? Sì, alcuni della vostra gente ne conoscono il valore, ma molti della vostra gente combattono. Quindi questa è la pianta che possiamo usare per la medicina e anche come combustibile? Sì, le vostre risorse sono limitate. Questa è una struttura organica che non è limitata. È abbondante in tutto il vostro pianeta e voi non scegliete di usarla. Probabilmente non sappiamo che è utile. Sì, ne avete di quelli che lo sanno. Li abbiamo visti e abbiamo parlato con loro. Quindi, quale parte della pianta vorrebbe usata per il carburante? Il fusto e la foglia si rigenerano da solo. Vi è stata data a questo scopo? Esatto. Hai quello che chiami la vista per vedere, ottima per la vista, è molto utile per molte delle vostre malattie che avete creato nel vostro pianeta, grazie alle vostre risorse che avete scelto di utilizzare. Siete un pianeta di autodistruzione e di malattia. Abbiamo causato noi stessi queste malattie, esatto. Stavo pensando mentre guardavo questo disegno, non è un albero vero perché gli alberi sono più alti di noi. No, è una pianta, noi comprendiamo i vostri alberi. Questo crescerà in una, come si dice, forma ad agglomerato. Daremo ad Anne la conoscenza e la vista. Questa è come la chiama Anne. Sì, è il suo nome con cui noi la chiamiamo. Questo lo associamo. Dobbiamo avere nomi ed etichette. Sì, ce ne rendiamo conto. Quello che tu chiami Anne la devi rafforzare. Questo è quello che stavo per chiedervi. Soffre di alcuni disturbi fisici. Non è venuta da noi a chiedere la guarigione. Potete lavorare con lei? Sì. Andrebbe bene se vi dicesse che vi è permesso lavorare con il suo corpo. No, deve farlo lei. Non possiamo costringere a cambiare nessuna delle sue strutture senza il vostro permesso. Che ne dite di ascoltare la sua lista di domande? Vogliamo che sia completamente sana, vero? Esatto. E il diabete? Fece una pausa. Conoscete questa parola? No. Ha a che fare con le cose dolci che causano problemi nel corpo. Fa andare il corpo fuori controllo. Dolce? Dolce, zucchero. Questa è una sostanza. È una sostanza e a volte provoca uno squilibrio nel corpo. Un momento. E fece una lunga pausa. Non l'avrà più. Potete farlo sparire? Ce l'hai già chiesto? Perché deve farsi delle iniezioni, sai che cos'è? Non ne avrà più bisogno. Perché a nessuno piace continuare a fare iniezioni. Non lo farà più. Potete mettere in equilibrio quella parte. È già stato fatto. E se non se ne rendesse conto e continuasse a fare le iniezioni? Lei non lavora con un'intera unità su questo universo. I medici, la gente della medicina, sarà in grado di vedere che non ha più bisogno delle iniezioni? Lo vedrete. Perché i medici dicono che se interrompere le iniezioni si farà del male. Esatto, quello che tu chiami Anne. Un momento, e fece una lunga pausa. Cosa state facendo? Sto cercando di diventare un tutt'uno con quello che tu chiami Anne. Mi raccomando, nessun danno. Non infliggiamo mai alcun danno alla tua specie. È solo una fusione temporanea, in modo da poter scoprire cosa c'è che non va nel corpo, giusto? Un momento, e fece una lunga pausa di nuovo. Questo che lei chiama dolore nel corpo che hai menzionato è sparita. Molti dei suoi problemi fisici sono causati dall'assunzione di sostanze nel suo corpo vivo. L'assunzione di carburante, ciò che mangia o beve, esatto. Potete mostrarle cosa mangiare? Noi non mangiamo sostanze come voi, dipende dall'assunzione di sostanze, quello che chiamate fonte di carburante. Quali sostanze assume che non dovrebbe assumere? Un momento. Fece una lunga pausa. Questo è molto difficile da descrivere. Le mangia o le beve? È un mangiare, è una sostanza. Non so come descrivere la sostanza. È di colore marrone nel vostro colore. Stiamo capendo il vostro spettro.
Ora potete vedere lo spettro. Esatto. È marrone, è una sostanza scura, è una sostanza carnosa, è del vostro animale, è abbastanza grande per la vostra proporzione. Ha quattro strumenti con cui cammina. Usate sostanze chimiche sbagliate. La vostra carne viene chimicamente modificata. E questo sta causando problemi nel suo corpo? Esatto. Credo di sapere di cosa stai parlando. È una specie di animale che mangiamo. Sì, molti di voi lo mangiano. Sarebbe corretto dire che è una mucca? Non capisco la mucca. Una mucca è un grosso animale. Ha una pelle piuttosto liscia, a volte è marrone, a volte è nera, ma sono grandi, sì, e ne mangiamo la carne, sì. È questo quello che qui dobbiamo stare alla lontana. Sì, molto bene, credo che lei lo possa fare, sostituire altre cose. Sì, credo che questa l'aiuterà molto. Lei ci sta aiutando. Sì, e in cambio volete che lei rimanga sana. Esatto. Allora potete aiutarla con questi problemi alla gola? E qui, Dolores, ho pensato che avrei fatto meglio a cercare di aiutarla con tutti i suoi disturbi, visto che funzionavano così bene. Un momento. Fece una pausa molto, molto lunga. Cosa sta succedendo? È fatta. Molto, molto bene. È sparito subito o sarà una cosa graduale? Interrompendola, disse: sì, è andato. Allora il corpo sta tornando al giusto stato di completo equilibrio e armonia, non è vero? Esatto. Voi come razza umana, non lo fate insieme. A volte cerchiamo di farlo in piccoli gruppi. Molto poco, ci vuole molto di più. Ma cerchiamo di mostrare alle persone che la loro mente può controllare il loro corpo. Esatto, questo che voi chiamate An, lei può chiamarci. In quello che è la vostra struttura temporale, voi chiamate quotidianamente. Che cos'è il quotidiano? Beh, è un po' difficile da spiegare. Abbiamo giorni perché il nostro pianeta gira. Interrompendola di nuovo, disse: lei può chiamarci ad ogni sole che viene al lato luminoso della vostra luna, secondo le tue parole. E Dolores dice: la voce di Anne era totalmente staccata, che non assomigliava per niente alla sua voce normale. Questo è quotidiano, esatto. Quando diventa notte è allora che il pianeta si allontana dal Sole, esatto. Sì, ma la cosa principale è che lei deve vivere una vita su questo piano, quindi non vogliamo fare nulla che interferisca con questo. Dobbiamo vivere in questo mondo fisico. Siamo venuti non per interferire, ma per aiutare. Noi non veniamo per fare del male. All'inizio aveva paura che le avreste portato via qualcosa. Non è mai stato così. Lo sai che a volte uso queste informazioni per scrivere? Sei un insegnante. Va bene se uso le informazioni che mi date? Certamente. In questo modo più persone lo sapranno. È molto positivo che la tua gente sappia e impari ad unirsi. Tu sei un insegnante, ma non fai tutte le domande giuste. Non le ho ancora in mente. Mi hanno sempre detto che le domande sono più importanti delle risposte. Esatto, quindi siate paziente con me. E poi Dolores qui dice: ho poi chiesto all'entità di ritirarsi al settimo piano da dove aveva detto di provenire. Quando Hans si è svegliato non aveva assolutamente alcun ricordo della seduta. Abbiamo cercato di spiegare quello che era successo, soprattutto le parti riguardanti le sue condizioni fisiche. Quando guardò il disegno della pianta, pensò che assomigliasse alla cannabis o alla marijuana. È stato detto che questa pianta ha molti più usi e valori di quanto ne riconosciamo, specialmente da quando il governo l'ha classificato come una droga. Disse a Dan che non avrei mai detto a nessuno di smettere di prendere farmaci, soprattutto di interrompere le iniezioni di insulina. Ma se fossero loro avevano ragione e il diabete fosse stato rimosso, le avrebbe fatto male fare delle iniezioni se il suo corpo non aveva più avuto bisogno. Sinceramente non volevo questa responsabilità. Non doveva preoccuparsi perché Andy se
di dover fare la lettura degli zuccheri nel sangue ogni mattina per determinare quanto insulina doveva iniettarsi. La sua glicemia in media era circa 300. Una cosa incredibile ebbe luogo quando mi chiamò qualche giorno dopo. L'indomani, dopo aver fatto il test della glicemia, i suoi zuccheri erano scesi ad 80. Così non si fece l'iniezione. Per tutto il giorno il marito continuò a chiederle quando avrebbe fatto l'iniezione. La sua risposta fu: non ne ho più bisogno. Era un'affermazione molto importante perché dimostrava che il suo atteggiamento mentale era cambiato e il suo sistema di credenze era entrato in funzione. Credeva di non averne più bisogno perché era stata programmata per un'operazione alla gola. Tornò dai suoi medici all'ospedale e disse loro di rifare tutti gli esami e di non chiederle il perché. Successivamente tutti gli esami risultarono negativi. Non c'erano segni di cancro alla gola e le sue condizioni cardiache erano migliorate al punto che non aveva più bisogno di farmaci. Sono passati 12 anni, sino nel 2011, da quando abbiamo condotto questa sessione. Non fece mai più un'altra iniezione di insulina. La sua glicemia scese da 380 e non è mai salito. Ovviamente i medici non hanno risposte, hanno scritto sulla sua cartella clinica. Non abbiamo una spiegazione per questo caso. Ora dice a tutti: ero un diabetico insulino dipendente. Accade un'altra cosa che potrebbe aver influenzato la sua cura e che sarebbe più in linea con il mio lavoro di terapia attraverso il subconscio. Anne era in un brutto matrimonio, questo le causava molto stress. Una delle cause principali del diabete che ho trovato è la mancanza di dolcezza. Psicologicamente, la mancanza di amore nella vita della persona. Questo spiegherebbe anche i problemi di cuore. Il cuore è la sede delle emozioni. I problemi alla gola, l'incapacità di esprimere i propri sentimenti alle persone più importanti della sua vita. Poco dopo questa sessione, Anne divorziò. Lei e suo figlio iniziarono a vivere da soli. So che questo è stato un fattore molto importante per la cura. Questo è stato uno dei casi più drammatici su cui abbia lavorato nel 1999. La maggior parte delle cure che si verificarono ora durante il mio lavoro derivano dall'intercessione del subconscio del soggetto. Quando il soggetto comprende il motivo della malattia o dei sintomi fisici, nel caso di Anne, ciò avvenne per intercessione di un'entità di un'altra dimensione, eppure erano vincolati da regole, non potevano interferire, ma effettuarono le cure fisiche solo dopo aver chiesto il permesso ad Anne. Così anche l'entità del settimo piano era vincolata dalla restrizione della non interferenza. E doveva assicurarsi che Anne volesse davvero lasciare andare le malattie. Quando ebbe il suo permesso, le cure furono istantanee. E con questo si conclude questo capitolo. Io mi fermo qui e da qui partiamo domani. Ciao a tutti, grazie mille, ciao.